Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorimpa! Vi ha fregato stavolta. Io sono andata anche... fregato anche me. Così sono un po' pazzerella, oh, sono una zuzzerellona. Tutte i mazzarelli, tutti i cartelli. Mannaggia, tutte le volte che facciamo sto video a me viene in mente Dora ASMR. Non lo so perché, capitale coincidenza, sì, però vabbè. Allora, video di oggi, video The Gusta Box. Abbiamo aperto soltanto questo, ma come potete vedere all'interno è tutto sigillato. Il sigillo, c'è il sigillo. Poi, dato che ci è stato richiesto anche magari di assaggiare qualcosetta, assaggeremo qualcosetta. Allora, prima di tutto, se ci vedete vestite uguali per qualche video è perché siccome ci si stanno accumulando una serie di impegni e vorremmo essere comunque costanti perché ci teniamo proprio a questa cosa, allora abbiamo detto mettiamoci avanti adesso che abbiamo qualche minuto in più e quindi magari per 2-3 video ci vedete vestite almeno. Sì, 2-3 video pure li caricheremo sfasati, ora non ve lo sappiamo dire, vi rendiamo come sempre partecipi di tutto. Esatto. Però sappiate che se vedete magari uno stesso make up in questo e poi lo vedete in un video dopo, perché con impegni che si accumulano, adesso che magari c'è un po' più di libertà, noi come regione siamo in zona bianca. Sì. Quindi magari anche agli amici che dopo tanto che non ti vedono dicono organizziamo una cena, diventa magari complicato riuscire sempre a girare nel giorno prestabilito nel quale noi giriamo, e quindi quando ci troviamo giriamo un po' più di video, quindi vedrete probabilmente però sfasati, ecco, sì, tutto lì così. Sempre così. Perché siamo pazzarelle, siamo pazzarelline. Allora, scavicchio, ma non apro. No, scavicchio apri. Scavicchio e apro. Sbircio. Scavicchio e mano sbircio. Togliamo le carte però, scusami. Perché se no... mi uccide con la carta, mi taglio il braccio con la carta. Tolto le carte. Cosa prendo io? Buono! Cos'è? Il ketchup della Calvé. Questo non lo assaggiamo, però io lo amo. Io pomodori italiani poi. Io compro sempre ketchup Calvé perché sono molto molto deliziosi. È vero, però questo non lo assaggiamo. Poi vediamo se trovo qualcosa che posso assaggiare. Il couscous! Il couscous di grano saraceno! Deve che essere buono! Non l'ho letto da dietro, però non avevo letto che era di grano saraceno ed è una ficca. È bellissimo, caspita! Pronto in 5 minuti, anche veloce. Sì, perché basta addizionare l'acqua al couscous, in realtà non va cotto. Buonissimo. Io ci metto un cucchiaio d'olio. Poi adesso che mescolo e poi ci metto l'acqua. Sì, il couscous per le insalate fredde, non so se vi piacciono, però a me... Ottimo. Ah, 4 porzioni sono. Tè verde. Vuoi Io assaggiarlo? Non lo assaggio perché a me il tè verde dalle allora, palpitazioni sono questo lo lasceremo chiuso solo perché è caldo e... Il tè verde o il tè o le bibite calde generalmente rischiano di non essere magari buonissime. Magari se ce n'è una più succosa, adesso vediamo. Sì, se c'è qualche succo, perché il tè sa di acqua sporca da caldo. Bello questo! Mi piace! Quello lo assaggi. È dietetico. Sì, è aria. È un sacco l'ho buttata a terra anche questa rabbia. Buondì. Questi li assaggiamo. Li assaggiamo? Sì, dai, un pezzettino. Questo lo assaggiamo, un pezzettino. Apro, ah, che buoni devono essere questi. Questa è una nuova linea, poi, tra l'altro, integrale. Con quinoa rossa, fichi di avena e semi di girasole. Fichi di avena. I fichi di avena, voi li conoscete, sono dopo i fichi d'India. Ci sono pure i fichi d'avena. Beh, quelli hanno messi i fichi d'avena. I fiocchi d'avena, ma fa niente. Prima o poi, se mai avrò voglia, vi giuro che su tutte le castronate che diciamo vi faccio i disegni. Quindi immaginatevi il disegno di un fico d'avena. Bellissimo. Bellissimo, ma bellissimo. Allora, io spezzetto, però voglio un po' di glassina che anche se non mi... Ma che non è molto glassosa, quindi mi potrebbe piacere. Ma è bellissimo. È morbidissimo. Vado. Anche sopra. Mi è caduto il fico d'avena. Buono. Io amo i buondì, ma questi io non li amo i buondì, ma questi sono buonissimi. Ragazzi, è delizioso. Buonissimo, mamma quanto è buono. Poi è ora quasi di cena, quindi una fame adesso.
Ecco, questa può assaggiare. Truvia, il dolcificante della foglia di stevia. Quindi sacchettini di stevia. 40 bustine c'è scritto. Ah, però non l'assaggiamo. Non l'assaggiamo. Vado avanti. C'è una bottiglia. Sento l'impacchettamento. Questa è mia. Alcolici come minimo. Potrebbe essere alcolico. Ah, no. No, non è alcolico. Però... Ah, un tasto dolente per noi. Questo è aceto balsamico di Modena e GP. Allora, noi abbiamo delle batterie di aceto balsamico. Perché lo viviamo produciamo a Modena, quindi noi viviamo nella terra di... Poi eravamo appassionate, il nostro papà ci ha regalato una batteria a testa, quindi noi lo seguiamo, abbiamo fatto il corso e tutto il resto. Questo. E le nostre batterie hanno 30 anni. Quindi, felici, ma non tanto. Non tanto, ma per quel motivo. Poi magari è buonissimo, a voi piace, noi ne siamo felicissime. Ma magari per l'insalata è buono, è che noi non lo conosciamo. Facendolo ecco. Noi non lo compriamo. Esatto. Vai. Questa sono sicura che è pasta, l'ho sentita. Ma che bella confezione! Ma con tutte le maioliche disegnate sopra. Questi sono spaghetti al dente in 8 minuti. Non spaghetti c'è scritto... Ah, la bronzo, grandezza. La grandezza. Non c'è scritto di che tipo di spaghetto sono. Vabbè. Però, buoni, sempre utili poi. Vado io, che tanto non vedevo niente. In fondo ho preso una sacchettina. Le pipas! Queste sono buone, erano già uscite un'altra volta. Vuoi che assaggiamo? Dai, poco questo. Assaggiamo, dato che ci è stato richiesto proprio noi lo facciamo con grandissimo dispiacere, come potete notare. Che sofferenza! Io queste le conosco, le compro sempre anche quando sono al lavoro, che ci sono nelle macchinette dove lavoro io. Buonissime, stanno insieme di... Il girasole in mezzo, sono eccezionali queste. Queste sì, buonissime. Qua giocavamo facile perché le conosciamo. Mm-hmm. Beh, tocca a te. Cosa? Cos'è? Blue corn. Anche di queste ne assaggiamo. Sì, queste non le conosciamo, sono tortillas fatte con le pannocchie blu. Bellissimo. Sono blu, sono violacee, che carine, bellissime. Sono di tortiglia, spunto. È un po' diverso il sapore, secondo me. Non so se vengono macinato più grossolano. A me sono di tortiglia, però con la farina di mais un po' più grossolana, quindi anche un po' più dure. Secondo me non sanno proprio di tortillas. Queste per me ni, a me che piacciono le tortillas. Tocca a me? Mm-hmm. Devo andare dietro. Vabbè. Ah, anche buonissime. Quattro sacchettini di Oreo. I mini Oreo. Apro? C'è una parte giusta? No. No. Ah, vabbè, se volete li apro dritti. Sì, però ti conosco un po'. Sì, un po' meglio se me li apri dritti. Dovete sapere che sono un'ossessiva compulsiva. Ecco il pacchettino. Questi in realtà dovremmo sapere come sono. Però voglio assaggiare i mini. Che sono che troppo carini! La scrittura è minuscola. Di che parliamo? Sono di Oreo buonissimi. Ah, ceci, lenticchie con semi di zucca e mirtilli rossi. Questi snack li abbiamo già trovati in un'altra box e sono, a me piacciono molto. Lei così? Nel senso, no, non sono male. Sono, Nell'altra box avevo trovato gli edamame e mi erano piaciuti molto. Okay, questi dai, non li assaggiamo. C'è edamame, semi di zucca e girasole. Ah, due allora. Sì, forza. Questi anche questi buoni. Sono buoni, già assaggiati. Metto qua di fianco. È vetro.
Io l'ho già visto, perché ce l'ho qua. Ah, sale integrale zenzero, questo non lo assaggiamo. Però è buonissimo, dai. Io sto adorando quello che hanno messo con il peperoncino. Il peperosa con il lime. In una scorsa degustabox. Sì, che c'è, è vero, è peperosa, è buonissimo, è vero. Buonissimo. E però c'è un'altra cosa, sempre... l'origano secondo me. Peperosa, lime, origano. Non mi ricordo. Tra le comunque, spette. È sempre della linea La Drogheria. È fantastica questa linea. Io secondo me ho il sale dell'Himalaya di questa linea, che ho anch'io comprato. Ah, che l'hai comprato? Sì, l'ho comprato io. Vado. C'è un'altra cosa. Qualcosina da bere, anche sì. Se alcolico, possiamo bere l'alcolico in diretta? Siamo maggiorenni, ok, siamo consenzienti, okay. Comunque non è succo di mela, quindi niente alcol. Ci sta un po', Sì, poco poco sì, dai, poi il succo di miele è buono, anche caldo, secondo me. Il succo di miele è sempre poi delizioso. Vado, Ma è possibile che fosse già venuto fuori, si è sgocciolata? Si è sgocciolata il vestito. Spero che non manchi. No, no, è praticamente acqua. Ma ecco, vada, poi lavi un pochino. Ok. Sono riuscita a macchiarmi. Ma sono brava. Questo l'avevamo già trovato. Buono. Ma porca miserina. È buonissimo il succo di mela. Buonissimo. Poi questo non so se contiene zucchero o non ce n'è. No, 100% c'era scritto, quindi è solo mela, infatti si sente. Ed è proprio anche bello dissetante, anche se adesso sì, è caldo. Sì, perché secondo me hanno messo delle mele tipo quelle un po' più, le renette, quelle un po' più asprine come mela. Buonissimo. Che non e è per infine, nulla. Vai. Lo vedo, stavolta lo vedo io. Ma avevo toccato che non c'era praticamente nulla, quindi volevo appurare di questa cosa. Ah, l'estate è bio, tenero e pesca. Buono, buono, anche questo qua, caldo anche il questo tè. L'avevamo già trovato però. Caldo il tè non è sempre delizioso. Ok, bene, ci stoppiamo e torniamo con i prezzi e il totale. Rieccoci. Per voi non c'è stato praticamente nulla perché vedete tutto esatto. Attaccato, ma noi abbiamo fatto pausa acqua. Allora, andiamo avanti, nel mentre prima vi faccio vedere, nel mentre prima cosa? Sì, esatto. Metto un po' tutto e faccio un mischione. Dentro, quando facevamo le somme, abbiamo visto che c'era questo Deplian, soltanto che era un po' più cicciotto, perché dentro ha una bustina delle tisane dell'Angelica. Questa è depurazione quotidiana e sono le tisane a freddo. Più un codice sconto se può interessare, esatto, che è un 20% sul sito dell'Angelica, Truvi Angelica 021, compare qua. Ok, le lasciamo. Io le tisane a freddo le conoscevo già perché le avevo già prese anche l'anno scorso, come anche i tè freddi, sono buone. Allora vai, Molino Filippini il couscous 1,99 euro. Ok, poi il Calvé ketchup 1,49 euro, gli Oreo 1,69 euro, l'estate bio si poteva trovare anche un terzo tipo di tè che era al limone e non so che cos'altro, vengono 90 centesimi la bottiglietta. Okay. La pasta, c'erano tre tipologie di pasta che si potevano trovare, è 1,20 euro. Fox Nut and Snack, le tortillas 1,50 euro, della drogheria, quindi il sale, si poteva trovare solo quello, 2,29 euro, i bondi Motta, 2,45 euro, l'Eridania, le bustine di stevia, 3,25 euro, Mazzetti, l'aceto balsamico, 4,95 euro, Pedon, due sacchetti in ogni box, 0,99 a sacchetto, e si poteva trovare anche quelle con il lenticchie e peperoncino. Buone. Sì. Poi le pipas che ho qui dietro, 1,50 euro, e infine il succo di mela 1,99 euro, per un totale di 28,08 euro in questa box, quindi una box bella sostanziosa, capito? Ottimi prodotti anche. Esatto. Niente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto e vi fa piacere supportarci e sopportarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella,
una bella spolliciata in su se vi piacciono i nostri video e un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Bene, al prossimo, speriamo di rivedervi al prossimo video. Vi mandiamo un grandissimo saluto. Ciao!